Questa sera arriverà la tempesta. La Zecca non ha nessuna paura. Vorrebbe anzi che incominciasse subito. Il vento soffierà molto forte, tanto forte da sradicare gli alberi. Davanti alla casa di Giulietta non c'erano gli alberi, c'era una grande pianura. Giulietta si domanda se il vento sradicherà la casa, ma lei non sa esattamente se preferisce che la casa voli via o che resti al suo posto. Mamma e papà vanno ad abbracciare Giulietta e le dicono: non avere paura. Io non ho paura, risponde Giulietta. Lasciano la luce del corridoio accesa. Giulietta tiene gli occhi bene aperti. Il vento comincia a soffiare. Mormora, fischia. Vuole entrare. Gira attorno alla casa, soffia sulle tegole che volano via. Vengono le luci. Nella camera di Giulietta i vetri tintinnano. Le tende si sollevano dolcemente. Siamo noi, dicono mamma e papà con le loro giacche a vento e le braccia piene di cuscini. Ci fai posto? Fate attenzione alla mia bambola, dice Giulietta. Dorme. Poi prende la rincorsa e si scaglia contro la finestra che va in pezzi e la tempesta entra nella stanza, raffiche ghiacciate fanno volare la sedia, il triciclo, il teatro dei burattini. Mamma e Giulietta barricano il letto con i cuscini e con le lenzuole ricoperte costruiscono una tenda. Papà decide di andare a prendere delle postiste. Piove e forse pioverà per molto tempo. Io vorrei del caffè latte, dice la mamma. Io dei biscotti morbidi, dice Giulietta. Mamma e Giulietta ascoltano lo sciabordio dell'acqua che monta contro i piedi dell'erba. Papà ritorna carico, un sacco di cose tra le braccia e una lampada tascabile tra i denti. Ha pensato a tutto, al baracco di cucchini, alle bollette di zucchero, al formaggio, alle carte da gioco, alla tazza di Giulietta, alla collana preferita della mamma, alla radiolina rossa della cucina e persino alla maialina di porcellana che stava sul camino. Non ho avuto il coraggio di lasciarla lì, dice. Giulietta stringe a sé la maialina per rassicurarla e le dice: faremo una grande merenda notturna tutti insieme. Mamma accende la radio che trasmette una musica dolce. Giulietta intinge il biscotto nella tazza. Ha proprio il gusto che voleva. Si sta così bene a letto che il vento comincia a indispettirsi. Si infuria, si scatena, ha deciso di far crollare la casa e con un tonfo gigantesco il tetto viene strappato via. Torrenti d'acqua si rovesciano sulla casa, niente più resiste. I muri si crepano, sprofondano, le onde travolgono i mobili, la finestra crolla, la camera è sommersa dall'acqua. La luce ha smesso di piovere. Il vento tace. Il letto di Giulietta è una barca tenda che galleggia in mezzo alla pianura. Sull'acqua calma si addormentano. Al mattino non c'è più una nuvola in cielo. Papà recupera i resti della casa e li lega con una corda. Giulietta decide di insegnare a nuotare alla maialina. Forse riuscirà a pescare delle ostriche.
Papà verifica la tenuta dei nodi e chiede: e ora, cosa facciamo? Viaggiamo, dice la mamma.